che sta soffrendo alcune emergenze che sono legate proprio ad una situazione complessiva, direi globale, di trasformazione del sistema economico e del tessuto sociale, che poi hanno delle evidenti incidenze sulla realtà bancaria. E le emergenze, cioè i fenomeni che più possiamo constatare, che sono all'ordine del giorno di questi momenti, si chiamano lavoro e, connesso a questo, casa. Noi siamo di fronte ad una vera questione che ha a che fare con l'accesso al mercato del lavoro, alle possibilità reali di poter lavorare come espressione della propria dignità umana, della propria cittadinanza, e della possibilità concreta di avere un bene primario strettamente legato alla possibilità di vivere dignitosamente con la casa. Ora c'è un dato che forse esprimo in maniera così un po' superficiale, ma che mi piacerebbe mettere sul tavolo della riflessione. Proprio su queste due questioni straordinarie che abbiamo davanti a noi, che richiedono delle azioni immediate, italiani e stranieri si stanno mescolando di fronte a queste due emergenze, nel senso che c'è una situazione implicita, spesso non riflessa, ma implicita, di condivisione della sofferenza, della fragilità, della vulnerabilità. Cioè in qualche modo italiani e famiglie straniere, persone che vengono per una cultura non radice diversa dalla nostra, stanno condividendo implicitamente in molti casi una situazione di vulnerabilità che per molti versi era inedita prima di tutto. Questo è un dato, credo, su cui dovremmo cercare di riflettere.